A questo momento diciamo che abbiamo già vaccinato una trentina di over 40, quindi diciamo che probabilmente c'è una risposta ottima nei confronti della terza dose anche di questa età. È partita oggi la campagna di somministrazione della terza dose agli over 40 che hanno ricevuto la seconda dose da almeno 180 giorni. Sabato e domenica le prenotazioni. Da questa mattina le prime inoculazioni. 30 in poche ore. L'attività è proseguita senza soluzione di continuità per smaltire la fila e soddisfare le oltre 150 persone che hanno fatto richiesta con la possibilità di scegliere data, orario e sede di somministrazione. Un canale preferenziale ce l'ha ovviamente il personale sanitario il più esposto al virus, ma non solo terze dosi. Al centro vaccinale del Cardarelli di Campobasso si presentano ancora tante persone che fino ad ora avevano scelto di non vaccinarsi. Non sono Novax, riferisce la responsabile del centro, ma indecisi. Sì, ormai diciamo oltre al 27 dicembre, fra poco un anno, la prima giornata dal 5 gennaio. Diciamo che è un sistema che va avanti molto bene, diciamo, le giornate sono sempre intense e la cosa importante che rilevo è quella che continuiamo ad effettuare le prime dosi e per noi è una grande soddisfazione la sera aver avuto 20-30 persone che vengono ad effettuare la prima dose, perché probabilmente erano persone spaventate, avevano paura non tanto del vaccino, quindi non parliamo di persone Novax, ma probabilmente delle conseguenze. Quindi fra poco, diciamo a distanza di un anno, c'è la consapevolezza che l'unica strada per combattere questo virus è solo il vaccino. Delicato. Infine il fronte delle scuole a Guglionesi. Da questa mattina quattro classi della primaria e una della materna faranno lezioni a distanza, mentre la mensa resterà chiusa. L'obiettivo è limitare il virus che si è insediato nelle aule dell'omnicomprensivo.